Un saluto a tutti gli amici di Tok Tok Tunisia, benvenuti in questo video. Oggi vi faremo vedere e conoscere i nostri due amici. Ma già ci hanno aperto, Sara? Già ci hanno aperto, però ora ve li presentiamo. Buongiorno! Oh, già sei ripreso, già sono... Subito! Ma che fai, ti nascondi? Io non nascondo apposta, di dietro non mi vede nessuno! Io volevo dire il nome, ma lui mi ha fatto lo scherzetto. Lui è Sergio, e ora vi presentiamo anche Maria. Andiamo fuori, magari dopo c'è vento, c'è questo, c'è l'altro, ma... Ah, roba, meno qui con l'aria condizionata. Aria condizionata, tranquilli. Quindi questo... Guarda che carino! Ma qua è carino veramente, guarda. Ti è piaciuto questo appartamento, sì, vero? Molto moderno. Colpo, sai che il primo colpo deve convincerti subito, basta, ci fermiamo qui, punto. Adesso la sarà, solati! Andiamo a vedere la nostra casa! Dai, su, su, da che fare! Stupenda, con un bel tavolo. Quando ci sarà? La grigliata, cavolo, si può fare infatti. Ma il vano, lavanderia devi vedere. Ma è questo che mi ha fatto decidere per questa casa, vedi? La comodità, guarda! Certo, perché uno qua può lavare tranquillamente, mettere cose di lato. Usiamo quella doccia lì perché d'estate, è inutile certo, star là. Mi mettete qua. C'è la camera, guarda. Qua c'è la camera, questa è quella matrimoniale. Esatto. Allora, per gli occhi più attenti, per chi ci guarda, Sara, già questi qua, qualcuno se la ricorda la casa? Sì. Perché questa qui è quella con le prese USB per caricare il cellulare. Tutti belli sono. Questa camera grande, guarda. Bellissima. Entriamo. Anche qui, quindi ne avete uno all'uno. Esatto. Così non litigate, bravi. Grande doccia. Mirko avrà fatto la prova in questa, sicuro? Sicuro. Se no loro non la prendevano l'appartamento. Prova Mirko. Non sì, sì. Certo, con due letti, un altro armadio. La faccio all'esterno. Però lui si è fatto la sua postazione piccina. Sì. Ah, qua, cioè dove lavoro io, Questo è il mio mondo, Adesso quando mi attrezzo mi metto proprio più grande, guarda, io mi metto qua. Questo è il barbecue per iniziare. Ho la mia grigliata devo girare avanti e retro, guarda. Carino questo è quello che si può portare qua. Il pollo e i calamari vengono fuori, che è una divinità. Comunque direttamente dal Veneto ad Hammamet. Loro sono arrivati qui e mangiano pesce fresco, ormai si può dire sempre, un giorno su un giorno no. Perché di dove sei, vicino Sergio? Di dove sei? Verona, sul lago di Garda, però sul lago di Garda, noi il lavarello va di moda là da noi. Hai visto? Cui, lago di Garda. Noi siamo a 5 km dal lago di Garda, per cui siamo proprio vicini. Quindi giustamente ora che sono qui, pesce. Pesce, bello, dobbiamo cavare, anche perché in Italia il pesce insomma ha un costo un po' proibitivo, insomma, cioè... facevo un confronto, non so, a comprare un pollo qui in Italia fresco ci vogliono circa 35-40 euro al chilo, parliamo, vero? Okay. Qua ce ne vogliono 26 dinari, che non è la stessa cosa. E quanto sarebbero 26 dinari? Interrogazione matematica. 8 euro circa più o meno, 8 euro più o meno circa. E quindi già vedi di fare un terzo rispetto, ma anche i calamari costano 22, per cui sono 3x7, 7 euro. In Italia per meno di 28-30 euro freschi non li trovi neanche se vuoi. Non trovi neanche se vuoi, cioè. Quindi ti puoi permettere il pesce se volessi anche risparmiare, cioè vuoi anche risparmiare, vendono le sarde ma belle grosse, sai, i sardoni un dinaro 80, Dio mio, ma cosa costano? 20 centesimi in Italia. Adesso in Italia è vero che costa 3-4 euro, ma da 3-4 euro a 20 centesimi, guarda che c'è un salto mortale, e mangi, perché sì, c'è attaccata a quelle lì perché sono vestiti così, certo. Però, cioè, c'è una varietà enorme. E allora, ragazzi, mentre siamo qua, intanto già è uscito un po' di vino terrale, vino bianco, quindi questo comprato qui. Sì. Delle cantine Neferis. Oh, questo l'abbiamo bevuto comunque, sì. Un bel bianco. Ma bel bianco. Cosa si mangia oggi? Cosa avete preparato? Abbiamo preparato un po' di pesce. Ah, ecco. Sì, ma niente di che, Va bene. Un po' di polpo con le patate.
Basta. No. Quando noi ci siamo conosciuti le prime volte, tu mi hai detto che guardavate tutti i video, sì. Però uno dei due era quello che non era deciso di venire. Chi era? Lui? Lui? Un anno ci ho messo per convincerlo. E invece però vedo che ora è contento. No, ho cambiato vita veramente, cioè, non ci credevo, ecco, questo se non ci credevo, sai, quando vivi... Sta anche meglio di salute. Vero? Sì, ha perso la pancia anche. Pure, allora sì. Ti ha ringiovanito la tunisia. No, guarda, ti gliel'avevo promesso, ti ho detto là non ci sono, non c'è vino, non c'è birra, non ci sono gli affettati, non c'è il formaggio. Si era depresso allora. E quindi cioè, l'ho messo in dieta. Caso vivevo dei formaggi quasi, perché mi piacciono tanto i formaggi trentini, sai. Certo. Comunque è migliorata la tua vita a questo punto. È migliorata. Ti sei messo, ti sei messo in linea. Non russa più. Guarda. Incredibile. Quindi lei adesso sono più contenta ancora. Cosa vuoi? Quindi questi sono gli effetti dei trasferimenti in Tunisia. Non solo economici, ma anche di salute. Ma dobbiamo dire anche che loro, come qualcun altro, hanno fatto il trasferimento diretto. Loro, diretto. Diretto significa che loro sono subito, si sono subito trasferiti con la macchina carica di tutto. Beh, guarda, non c'era niente, vero? Certo. Quindi giustamente a casa. Avevamo un furgoncino che era stracarico da guardare solo con i specchietti esterni, perché era fino al soffitto strappino di scarpone. Non si vedeva niente. Una casa proprio. Praticamente un prodotto. Ma e invece in dogana com'è andata? Questo è interessante saperlo. È andata. È stata veramente un calvario. È stata dura, è stata. Perché non so come mai, ma ti fanno smontare completamente la macchina, quindi tutti i scatoloni giù. Alcuni a caso te li fanno aprire per vedere cosa c'è dentro, quindi fanno così a caso. Un controllo a spot. Un controllo a spot, quindi fanno un controllo a spot. Poi devi ricaricare la macchina, che non è una cosa facile. Non è certo. Una cosa facile. E dopodiché devi aspettare l'ispettore che venga a vedere se finalmente ha fatto tutto. Fai conto che siamo sbarcati più o meno alle 5 e un quarto e siamo ripartiti verso mezzanotte. Cioè, da morire, guarda, da morire. Quindi avete fatto 6 ore di undici e mezza. Sì, quell'ora lì comunque. Una cosa. Altra cosa, a quell'ora lì non abbiamo trovato neanche la scheda telefonica. Sì. Certo. E quindi. Niente, me lo ricordo che io li cercavo, ho detto, ma che fine hanno fatto? Siamo andati via a vista, a muso vinto. Arriveremo a qualche modo. Prima o poi. Sergio, ti racconto questa. Ti ricordi che poi ho cominciato a mandare anche io messaggi? Sì, sì. Ma dove siete? Che fine avete fatto? Vi avevo dato per dispersi. Noi pensavamo che eravate ritornati con la nave, perché non c'era linea, non c'è. L'albergo ci disse non sono venuti. No, l'albergo mi diceva che non c'eravate. Guarda, l'unica cosa che ho detto, dobbiamo scegliere due alberghi. Uno me l'ha fatto vedere ieri dov'era, era impossibile trovarlo perché è vicino alle sirene e non ci sarei mai arrivato di notte la prima volta, non ci arrivi neanche. Anche no, se ci provi tutte le strade completamente. Ci sono le strade buie. Sì. Anche a prendere l'autostrada sembrerebbe una stupidaggine, ma sembra buio. Ho detto, trovo vicino alla Medina. Quindi almeno, tu ti dico, senti più disorientato. Quando arriviamo, esatto. Smontiamo dalla macchina, lo facciamo a piedi, insomma, la Medina che sarà 5-6, non più 10. Abbiamo seguito Sus. Dio mio. Certo, seguendo Sus ti arriva la Mamet. Sì, perché c'è proprio l'uscita a Mamet poi. Esatto. Nell'autostrada quella di Sus c'è poi l'uscita a Mamet. Ah. E io mi ricordavo che Sus era dopo, e allora ho detto prendiamo Sus e via, e finché siamo arrivati a Mamet. Andiamo prima o dopo, certo. E avrà un nome questo albergo. Invece quando andavamo proprio di fronte, guarda che fortunaccia, proprio di fronte c'era sto signore agitato, italiani! Li aveva visti tipo la famiglia Brambilla, sì. Pensavo Fantossi. Sai che Fantossi quando andavo in ferie con la 500 al mare? Più o meno mi sono trovato nella stessa situazione. Oh, meno male. Poi di notte mi hanno visto tipo disperati. Eravamo disperati perché abbiamo. Con Grimaldi. Con Grimaldi, dai, sì. Questo cuccetta. Cioè, sicuramente una bella cuccetta grande. Gli altri si lamentavano, io. Cioè, ho sentito quando siamo andati sul Galeone che si lamentavano. Noi per la cabina non abbiamo nessun problema. Dopo, logicamente, la gente non vuole, non ha la possibilità tutta di prendersi la cabina privata. E quindi si mettono materassini di qua. Un tunisino non. Veramente bello, cioè pecore dappertutto. Ma perché veramente tu hai assistito alla vendita dei montoni? Vendita della festa della Eid. Sì, li guardano.
i denti, i denti, ho visto la pancia, la pancia, quando, sì, quando sì, mi sollevano la guardano, ma le donne, ho detto, ma da noi lo fanno gli uomini quelle cose lì, vanno a vedere le bestie, vedono, decidono di prendere una mucca oppure un porcellino, cioè qua le donne erano quelle che decidevano, eh. Vediamo cosa ci sta nel piatto. Quindi, e auguri, esatto, per questa nuova esperienza in Tunisia. E grazie a Mirko e Sara per quanto ci hanno supportato, grazie, perché veramente siete stati in gamba. Allora, aspetta, aspetta, allora un altro cincine per la festa che hai detto. Questa sera, perché ho gli amici che tengo molto vicino a me e più con gli anni. Ah, quindi sono onorato per essere qua. Quindi domani fai gli anni? Domani faccio gli anni. Non ti dico quanti, ma faccio gli anni. Ma che veramente, ti vergogni a dire? Lo vado a scoprire, tanto ho le carte in ufficio. Bravo! Io ho una specie di caponata, una specie. Perché una specie? Perché è una specie. No, no, a me piace. Ma chiudiamo qua. Uno deve organizzarsi da Milano, da Bologna, Bologna, che mm-hmm, è giusto, perché noi Verona-Bologna, Bologna, certo, è il trenino express che ti porta, sì, all'aeroporto. L'espresso Marconi, quello, mm-hmm, là. Esatto. E sì, poi ti prendi l'aereo e arrivi in un'ora e mezza e ci... Ma una domanda sorge spontanea. Ma i tuoi amici, Sergio, quando hanno saputo che tu venivi qua, cosa hanno detto? Guarda, dicevano sempre, conoscendoti, tu non ci andrai mai. Alla fine? Alla fine, quando hanno visto che invece eravamo decisi a venire, perché abbiamo deciso di venire proprio di botto, perché per evitare che poi, sai, ci sono le nostalgie, che andiamo, ci buttiamo, come siamo, siamo, poi impari a nuotare. Ok, e quindi siamo buttati così, non ci credevano proprio, non ci credevano proprio. E loro non conoscono la realtà, loro pensano che la Tunisia sia quella che si sente dire in Italia, che dicono se c'è un coltellamento è stato un tunisino, se c'è questo c'è stato un tunisino, se è stato uno stupro è stato un tunisino, per cui loro hanno una visione della Tunisia che qua ci fosse uno stato delinquenziale, tanto per capirci, per cui dicono che chissà, poi vedono gli italiani così, li prendono di mira, mm-hmm, cioè, e noi è stato musulmano, sai, così loro prendono in questo modo, per cui hanno queste paure loro. Però io posso dire che le ho detto anche adesso, ho detto, guardate che qua si sta veramente bene, ma ve lo dico io che credetemi. In questi giorni stiamo andando a Mresga. Grande, bellissima, è grande la spiaggia, ma soprattutto fra quelle altre, anche quella più pulita, quella che abbiamo visto, cioè ben, mentre tutto, anche se c'è una cosa, diciamo, se dobbiamo dire un punto negativo, è che i tunisini tendono a lasciare tutte le loro cose in spiaggia, cioè anche se hanno i bidoni, lo tralasciano lì. Però anche dobbiamo dire che dall'altra parte, per fortuna, il comune pulisce. Però pulisce, pulisce veramente bene, c'è il mare che le quella è stupendo. Quella lì è quella più pulita comunque, quella, sì, lì. Veramente è una cosa fantastica anche il mare. E fatta grossa, quella è la zona che piace a Maria. Perché a lei piace la zona Visi di Marsi. Sì. E io non l'ho potuto accontentare. Lei me lo diceva e io dicevo, non ci possiamo andare, non ce n'è. La casa di Beatrice. Te, Mirko, è stato quando siamo andati da Giuliano, la prima sera, sì, che c'è stato anche quel disguido, e comunque siamo andati là e voi non c'eravate. C'erano, mm-hmm, i tuoi genitori, non c'eravate voi. Sì. E la motivazione era perché sei andato a accompagnare una persona in un ambulatorio medico. Ho apprezzato molto, guarda che dentro di me ho detto, questo è un grande. Questo è un grande, veramente, perché cioè avere questa sensibilità non è da tutti. Cioè... Allora, diciamo che io sono l'unico, assieme forse anche a Claudio, penso, che sa dove abitate voi tutti. Quindi se succede qualsiasi problema, noi sappiamo come arrivare. Sappiamo dove abitiamo e sappiamo, abbiamo tutto gli agganci per quanto riguarda l'ambulanza e il medico. Una cena agli amici per portare questa, sì, persona, sì, dal, sì, medico. Guarda che non è cosa da poco. È una cosa che... si dà si può anche dare per scontato, ma non è scontato, perché se io guardo l'Italia non ti cago, scusa, non posso dire adesso, però non ti guardano neanche, ti dicono ha fatto tanto che se vuoi vedere anche l'Italia nelle cronache, quante volte trovi il vecchietto morto in casa della, sì, Giulia, non sai anche che lì è un condominio, cioè della serie qua, proprio invece è qua buona, c'è di bello in questo, in voi donne come la trovate questa foto? Molto buona, buona buona, e anche gli stavo dicendo che le melanzane sono piccole a confronto delle nostre, che sono grosse così, sì, però restano così, no, non è che quando, sì, le metti, li cuoci, ti resta più niente, restano proprio così, si prendono un vino perché ci piace tanto, perché non lo troviamo spesso, anche le zucchine sono buonissime, ha un sapore di rassi, la tabula, che è buonissima, Dio mio.
Guarda che bel piatto di spaghetti con sugo di orata. Sì. Dai, l'orata quant'è al chilo? Ti interrogo. 21 stamattina. Questa mattina 21, sì. Quindi, 21? 21, 7 dinari al chilo. Ah, caspiterina, allora è aumentata, sai? Probabilmente anche dipende anche dalla pesca, cioè sì. Queste sono orate pescate, per cui cioè dipende sì, sì, di mare, per quelle cui, là, se, per quelle cui perché c'erano di piccolini, c'erano grandi, cioè non c'era un standard. Ok. Non mettermi in imbarazzo, Sergio, ma io me la, non la sai questa, ma ci torniamo nello stagno, quello che Libia, dove sei finito dentro? Ma che è successo a Calibia? No, io non la so sta storia. Sì, perché io gli ho detto che e ci torniamo. Guarda, ho detto, vedrò ancora Fenicotte, ma li vedrò da lontano col teleobiettivo. Ma che è successo? Io non la so sta storia. Siamo andati a Calibia, abbiamo visto i Fenicotte, lì in andata, ho detto, Dio mio, che fortuna. Mi immaginavo di essere a Cagliari, nello stagno di Cagliari, che andavo a vedermi i Fenicotte nel stagno di Cagliari. Quando sono arrivato allo stagno, che non mi hanno sentito, loro quando per terra a mangiare, ho buttato qualche sassetto per farli partire, sono partiti. Marina, fino che ero lì, che mi guardavo il cielo, che mi filmavo da sotto, ti farò vedere il filmato appena riesco a montarlo, mi filmavo da sotto, sento le gambe e comincio ad andare giù. Mi ho trovato fino al ginocchio. L'ha tremata e quindi quando sono stato al ginocchio non sono più in grado di stare in piedi, patapuf, a terra mi sono inoltrato, posso dire una parolaccia di merda, puzzolente, telecamera salva, telecamera piena di vengo fuori dallo stagno, trovo due bambini che si mettono a ridere come dei pazzi. Quindi questa qui fa il tabuna lì. Però è sabato mattina. Wissemme è una persona stupenda. È il nostro tecnico TV che internet. Disponibile a tutte le ore e a tutti. Guarda, c'è stato 15 giorni fa che c'è stato un blocco sulla televisione. Mm-hmm. Mi ha detto, Sergio, sto mangiando, mi dai 2 minuti che mangio e arrivo lì. Nel frattempo, smanettando, l'ho fatto andare, fermo lì, finisci di mangiare, la televisione va. Grazie Sergio, ti voglio bene, tappa. Veramente, guarda, una persona stupenda. Vero. Una persona stupenda, veramente, guarda. Chiunque l'ha conosciuto bene, ma soprattutto capace. Cioè, persone fanno una differenza. Sì, guarda, ieri è andata lei a passare di lì, c'è una Cartagine. Ma molto accogliente. C'è una Cartagine vicino. 60 anni fa. Quindi quel palazzo lì fatto l'angolo. Che lì vicino c'è anche la stazione dei taxi. Ti aspetto giù, faccio due palle della sanità. Mio marito gli ha chiesto il pollo. Proprio lì vicino. Ci avevo davanti anche grande, proprio sulla destra, sì, vicino a te. Sì. E detto, allora ci ha accompagnato dal pollo. Mi ha guardato. Benvenuti, ci ha detto prima. L'ho visto ieri da sera. Insomma, dai, è bello. Non sono salutata, niente di che. Ho incontrato una persona che ci avevamo trovato in ufficio da Sara e da te, Mirko, e per una riunione, diciamo, tecnica. Sì, sull'assicurazione sanitaria. Eravamo lì vicini, proprio vicini. Mm-hmm. E così ci siamo salutati, ciao, come va? Il giorno dopo mia moglie doveva farsi le cose da donna, insomma è andata lì in questo centro estetico, io ho detto quella mezz'ora me ne sto fuori, mi faccio una bella passeggiata, mi guardo attorno, vedo lì seduto lì dove c'è, sono i taxi, sai, di fronte al mercato, questo signore, gli vado vicino, io e lei ci conosciamo, le faccio così. Uh-huh. Lui mi guarda e mi fa, non mi ricordo di lei, eravamo vicini dalla Sara, la Sara era lì, lei era qua, io ero qua, eravamo vicini. Vedi tu, per dire, hai capito? Allora è quello lì, il discorso è quello, il bello, perché alla fine anche se non si partecipa a una festa in comune, a una cena in comune, alla fine anche queste riunioni che noi facciamo di informazione ovviamente servono per conoscere nuove persone, cioè tu in questo caso ho capito che stai parlando di Mauro, che noi prossimamente andremo anche a casa sua. E in questo caso tu hai conosciuto Mauro, siete venuti in tempi diversi, ma l'hai conosciuto in una riunione. E questo alla fine, chiamalo come vuoi, ma sempre aggregazione è. Cioè tu conosci una persona che sta facendo il tuo stesso percorso, cioè di venire in Tunisia per defiscalizzare e trasferirsi, e che non è conosciuta, che l'hai conosciuto in una riunione. E non per forza davanti a una pizza. Ma magari capiterà che un giorno magari una si trova fuori e due chiacchiere. Ciao, come va? Vuoi che prendiamo un caffè? La cosa come si chiama? Troppi? Vabbè, anche a metà.
Allora, ah, li hai tagliati, noi oggi abbiamo qua un po' di dolcini. In questo caso un tiramisù fatto questo bene, è un tiramisù, sì. Serio, di quelli seri. Però Sergio tra qualche ora fa il compleanno e quindi dobbiamo fare gli auguri. Gli auguri, intona Sara. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Sergio, tanti auguri a te. I migliori ci sono tutti! Mille di questi giorni! Il primo compleanno da Mamet, dopo 68! L'hai detto! Oh no! Assaggiamo! Una volta che viene non va più via, perché è un jet che si replica tranquillamente, quindi non è che ci posso fare qualcosa. Ultima domanda, così vi salutiamo. Allora, quanto paghi qua di affitto? 1500 dinari. 1500 dinari, sarà pari a? 400 euro, 50 euro. Però non siamo al centro preciso, dove siamo? Siamo nella zona di Birburekpa, a metà proprio, quasi a metà arrivati a mia Birburekpa, che saranno un 5 km nemmeno dal centro. Ok, va bene, salutiamo a tutti, ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao, grazie per l'intervista, grazie per la cena. Ciao a tutti. Ciao.